Nel nostro territorio si respira una fortissima crisi economica e sociale e vorremmo avere maggiore sostegno oltre che interventi concreti da parte del governo. Queste in sintesi le richieste dei sindaci della fascia trasformata al sottosegretario Giuseppe Castiglioni, oggi a Vittoria, il quale ha accolto l'invito all'incontro dopo aver ricevuto un documento congiunto a firma degli stessi sindaci. Castiglioni si è in pratica reso disponibile, per quanto possibile, a venire incontro alle esigenze dei suoi interlocutori. Conte è stato un incontro molto positivo, i sindaci sono stati molto propositivi e abbiamo ragionato in termini strutturali, ma abbiamo parlato anche di emergenza, abbiamo affrontato le questioni più urgenti. Ho comunicato che il Consiglio dei Ministri due giorni fa all'interno del decreto terremoto ha permesso alle imprese siciliane di poter attivare il Fondo di Solidarietà Nazionale. Questo era un fatto assolutamente non scontato, quindi una scelta molto precisa, una scelta molto puntuale che permetterà alle imprese di affrontare l'emergenza. Quindi questo è un primo risultato molto importante. Noi abbiamo presentato il documento il 20 gennaio, vi ricordate, quando ci siamo riuniti qua i sindaci. Devo dire, grazie all'onorevole Castiglione, che ha risposto, è stato l'unico tra l'altro a rispondere, perché ancora la regione non ci ha degnato neanche di ascoltarci, e ha ascoltato i nostri problemi, ha ascoltato il nostro grido d'allarme, che poi è il grido d'allarme dei nostri produttori, delle nostre aziende agricole. Abbiamo posto il problema della virosi, della crisi commerciale dell'anno scorso, il problema adesso delle ondate di gelo, delle aziende all'asta, delle case all'acqua all'asta, delle continue esecuzioni, della difficoltà di reimpiantare la campagna. Abbiamo sviscerato i problemi dell'agricoltura di questa fascia. Devo dire che l'onorevole Castiglione ci ha dato alcune notizie a seguito del decreto terremoto, con il rimpinguamento del Fondo di Solidarietà Nazionale. Nelle prossime settimane ci risiederemo con i sindaci per iniziare tecnicamente a capire come poter partire con il ristoro dei danni per le aziende che hanno subito questi danni, con l'aiuto anche della Regione, che prima o poi dovrà ascoltarci. Perché arrivare in un momento in cui